Ciao a ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video volevo parlarvi di, eh, del mercato del Genoa, diciamo così, del mercato del Genoa. Perché volevo parlarvi del mercato del Genoa? Perché i il, il rosso-blu stanno facendo un grandissimo. Eh, mercato acquisti Cioè per quanto riguarda le entrate Attualmente il Genoa sta facendo un mercato da 9 Chi ha preso il Genoa? Allora probabilmente avrà preso altri giocatori Perché è scatenato Quando poi vedrete questo video Io per ora quando sto registrando questo video Ne ha presi 4 Io ora ve ne andrò a dire uno per uno Il primo è un giocatore che a me fa impazzire È un mio pupillo Diciamo un mio pupillo Io ho diversi pupilli Pochi eh, Però non ha ma mai fenomeni Diciamo un tap Che fra l'altro ora se ne è andato dal Rene Tarabt stesso, Rami poi Immobile e lo stesso Feguli, ve ne dico 5, Immobile è andato alla Lazio è stata una sofferenza clamorosa per me vederlo alla Lazio però si sta comporta bene generalmente so felice sperando che non ci purghi al derby sperando che non porti la Lazio troppo in alto per non farmi insomma generalmente rosicare però Tarapt, torniamo a Tarapt, Tarapt è uno dei miei pupilli, io me lo ricordo quando stava al Milan, in pratica c'era praticamente solo lui che tirava la carretta, è un giocatore con anche discreta personalità, non capisco perché abbia fatto quella fine indegna, tornando prima al QPA, al Queen's Park Ranger in Serie B, poi finendo addirittura a giocare con la primavera del Queen's Park Ranger, Tarapt era praticamente sparito, scomparso, il Genoa decide di ripuntarci, per me è un gran colpo, per me il Genoa fa un colpo della madonna riportando Tarapt, a, eh, in Italia e vedrete che sarà un grandissimo giocatore un altro giocatore che ha preso il genere per me è un colpaci il secondo è Maurizio Piniglia io vi dissi nel mercato che farei che molte squadre avrebbero dovuto puntare su Piniglia dalla metà classifica in giù perché ha una grande punta e probabilmente qualora arrivasse l'offerta dalla Serie A per rimanere nel massimo campionato non tornerà eh, nel suo paese natale ben, perché comunque non è ancora vecchissimo cioè una cosa come tipo 31 anni e c'è tempo Molti dicono No guarda ha messo i post su Instagram Tornerà Io non, ne ero sicuro che non tornava subito ehm, Al suo paese natale Che è il Che cazzo è? Il Cile Il Cile Il Cile il suo paese natale Che suppongo sia il Cile Piniglia Sì Aspetta, Chiedo per favore Giovanni Piniglia è cileno? Giova Piniglia è cileno? Oh? Eh? Piniglia è cileno? Sì Ok Il giocatore, il giocatore cileno eh, Tornerà Dicevano tornerà in Cile Tornerà in Cile No Infatti alla fine è rimasto al Genoa Per me hanno fatto un colpaccio Perché Ok è un po' scocciato de Capoccia Diciamola tutta È un po' scocciato de Capoccia Però per fare comunque il sostituto del Ciolito per me è una gran cosa, sinceramente. E hanno fatto un colpaccio, così come hanno fatto un colpaccio sugli altri due acquisti che sono Morosini e Beghetto. Molti di voi non li conosceranno, sono due giocatori che sono completamente esplosi in Serie B, Morosini se ne parla dallo scorso anno, giocava al Brescia fino a settimana scorsa, in pratica. È un esterno d'attacco, può giocare anche trequartista, ma comunque è un esterno largo ed è molto molto forte. A me fa impazzire sinceramente Morosini, poi pensando anche comunque mh, al gioco di Juric, ci sta la grandissima, probabilmente andrà a giocarsi il posto con Rigoni che da quando è arrivato Juric viene schierato praticamente in attacco, però probabilmente per sopperire alla mancanza di Rincon, se non verrà preso un altro guerriero alla Rincon, Rigoni verrà riarretrato come ai tempi di Palermo e verrà schierato Morosini eh, in avanti. Diciamo che comunque Secondo me Rigoni verrà arretrato in ogni caso perché c'è un Cofì imbarazzante, veramente imbarazzante. Però è un buon acquisto, così come un buon acquisto Beghetto per chi non lo conoscesse è un terzino, un, un laterale largo sinistro eh, che ha giocato fino all'altro ieri con la spalla, con la spalla è completamente esploso, è, ha una gran corsa, gioca bene, è molto tecnico e carismatico e per me potrebbe fare molto molto bene. Il Geno ha messo le mani sul futuro con questi acquisti e stiamo attenti. Vedrete che se ne sentirà parlare molto presto di lui. È stato venduto tipo per 2 milioni però non è stata quella diciamo la cifra pattuita all'inizio dalla SPAL perché? perché comunque Beghetto era in scadenza di contratto e lui aveva detto che non, non avrebbe rinnovato in ogni caso motivo per cui la SPAL avrebbe potuto anche venderlo a 7-8 milioni se non fosse stato in scadenza però comunque alla fine vista la, la paura di perderlo a parametro zero ha deciso di cederlo a 2 milioni subito al Genoa Ora, ora, questi quattro acquisti che vi ho appena presentato sono ottimali, il problema però è un altro, il Geno ha ceduto due uomini importantissimi, Pavoletti e eh, Rincon. Fino a che c'è di Pavoletti per me ci sta, hai fatto 18 milioni con un giocatore che ha sui 28 anni, 27-28 anni, comunque ha il Ciolito che è definitivamente esploso, hai preso il Piniglia che sarà il sostituto del Ciolito eh, di Simeone, quindi per me va benissimo così, non c'è alcun dubbio. Problema si pone quando adesso hai perso Rincon. Rincon era diventato un po' lo Sturaro di prima. Prima il Genoa aveva Sturaro. E quando ha perso Sturaro ha faticato molto finché non ha ritrovato un guerriero qual è Rincon. Ora dovrà trovare un altro guerriero. Io dico, eh, il Genoa. Il Genoa non. Eh, non, non, non fatica, non ha questi problemi perché probabilmente un altro mediano lo troverà. Però qual è l'obiettivo del Genoa? Cioè qual è l'Europa? Io non penso, ma non penso lo sarà mai. Ma non per nulla perché per me ogni anno il Genoa ha una squadra d'Europa League. Ogni anno. Il problema è che ovviamente una squadra si crea. Ambientandosi, cioè, io quest'anno gioco con una squadra, faccio discretamente bene. L'anno prossimo faccio, benissimo, faccio bene, l'anno dopo faccio ancora più bene, poi benissimo. Così va. Il Genoa e, e mi riferisco comunque a Preziosi a chi per lui comunque gestisce il mercato, ha una giostra di mercato clamorosa. E è una giostra che io ho definito mai produttiva perché. Perché io ho sempre detto che una, una rosa si fa dalla base. La base molto spesso può essere la difesa, può essere il centrocampo, difficilmente l'attacco. Gli attaccanti sono quelli che puoi anche vendere abbastanza facilmente, in modo che poi, tanto alla fine, un'altra punta che segna lo ritrovi. La base sono molto spesso la difesa e il centrocampo o comunque la diga che si trova fra questi due. Il problema è quando ogni anno, ogni anno, ti trovi a vendere giocatori su giocatori. E io non parlo di campioni. Perché finché il Genoa vende i vavoletti e rincon fine e fa un buon mercato, ci può stare. Ma io ho paura che, come ogni anno, come ogni mercato, preziosi ne venda tipo 11 e ne acquistano altri 18. Perché fa così. E per me così è, lo ripeto, una giostra mai produttiva di mercato detto questo ragazzi mi chiedo un mi piace se vi è piaciuto mi raccomando qui sotto un dislike se vi ha fatto cagare io vi ricordo che sto a casa non mia quindi non posso fare tagli nemmeno quando chiedevo è, 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 il cileno non potevo fare tagli quindi è andata così io vi ringrazio per la visione bon e ci vediamo ad un prossimo video